In un minuto vi spiego come difendervi da Equitalia, rottamazione delle cartelle di pagamento. I contribuenti possono estinguere il debito con il pagamento inclusi in ruoli emessi negli uffici statali, agenzie fiscali, regione, comune e provincia, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Sospensione della riscossione. La cartella esattoriale è soggetta a prescrizione o decadenza del diritto. Stop alle cartelle infondate. Equitalia deve rispettare le normative vigenti. Nel caso non fosse successo, le cartelle possono diventare infondate. Annullamento dei vecchi debiti. Da luglio 2013 tutte le cartelle esattoriali non pagate, di importo non superiore a 2.000 euro, saranno annullate automaticamente. Spesso i conti di Equitalia sono sbagliati. Ci sono oltre 50 motivi di opposizione. Prima di pagare, fare un accertamento è sicuramente un'azione intelligente.